pensando alla coesione sociale, al lavoro di cura, piuttosto che al tema della cittadinanza, e approfittando anche della presenza di Maurizio, perché penso che questo tema sia un tema importantissimo, che rilevo, sottolineo per i cittadini stranieri, ma che vuole dire che se non ci diamo degli strumenti, no, approfitto di te perché almeno poi riporti, visto che noi le politiche per l'integrazione le facciamo solo con i soldi dell'Unione Europea e ci sono a disposizione 60 milioni di euro. Il 35% di questi soldi vengono utilizzati per la lingua italiana e per i test e per l'educazione civica. Noi abbiamo avuto la fortuna di esserci resi disponibili con prefettura e quindi di aver fatto un'esperienza per 10 mesi, abbiamo fatto la formazione di educazione civica, perché il contratto d'ingresso prevede questa cosa obbligatoriamente, ma sono soldi letteralmente buttati via. Abbiamo dovuto rielaborare tutto il materiale ministeriale, perché i ragazzi nostri sono bravi, l'hanno fatto, per poter permettere a queste 80 persone che ogni volta accoglievamo di portare a casa qualche cosa. E questo è un po' il fatto di poterti chiedere, insomma, di poter anche dire che il Ministero dell'Interno col suo gruppo decide. Credo sia giusto che invece il Ministero per l'Integrazione, perché è affidato soprattutto all'Interno, prenda anche possesso di questa cosa. Detto questo, e cercando di essere veloce, io volevo rappresentare un metodo che è stato utilizzato e lo dico in maniera molto, pensandoci, anche allegra, perché facendo la portinaia, perché poi le semplificazioni, no, tu apri la sedia la domenica, diventi la portinaia della CISLA, ma grazie a Dio, perché i portinai sanno tutto, ma non solo, avendo utilizzato un sistema per riuscire a cambiare la realtà, parlo di lavoro di cura di badanti e poi anche del tema della cittadinanza, noi ci abbiamo provato in questo modo, non abbiamo voluto utilizzare un metodo che c'era stato indicato, cioè quello di coinvolgere i comuni attraverso una lettera e di chiedere loro di conferire la cittadinanza onoraria ai ragazzi di seconda generazione. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro che invece ha capovolto il processo. Abbiamo coinvolto le scuole, con i ragazzi abbiamo creato, prodotto una carta dei diritti e dei doveri, che è una piccola costituzione di 10 punti, e con quello poi abbiamo coinvolto i 244 sindaci, che naturalmente, senza scandalizzarci, non sono arrivati tutti, però oggi dove siamo? Siamo al fatto che questo è stato un metodo che ha avviato un processo dinamico ed evolutivo, perché dal coinvolgimento e dal grande lavoro fatto dai ragazzi, di giovani di seconda generazione, e solo per il fatto che Sara oggi fa parte del Consiglio Generale della CISL, questo è un grandissimo risultato, perché vuol dire che segna un cambiamento nel percorso, abbiamo coinvolto i sindaci, dicevo, e non solo, insomma, un prodotto, ma questo prodotto ha avviato un rapporto col territorio. Ci sono stati solo 2 conferimenti di cittadinanza onoraria, ma ci sono una decina di sindaci che ci chiedono la collaborazione, la chiedono alla CISL, la chiedono all'ANOR, per sensibilizzare il territorio. L'altra cosa invece che abbiamo fatto, il metodo che è lo stesso, io lo voglio dire perché sembra una cosa semplice, però noi abbiamo fatto politica utilizzando questo sistema qui. Non è che abbiamo fatto il buonismo, abbiamo aperto le porte, abbiamo accolto chi stava nei giardini ed è sempre stato nei giardini finché la CISL non ha aperto le sue porte alla domenica. Oggi noi abbiamo un luogo, che è il patronato San Vincenzo, dove le badanti si riuniscono tutte le domeniche, ma che vuol dire anche che dall'apertura delle porte al luogo che nessuno gli toglierà mai più, quindi tu hai cambiato la realtà, l'ha cambiata la CIS di Bergamo, c'è un processo di relazione e di riorganizzazione interna, perché ANOLF, FISASCAT, Colfe Badanti, FNP, FELS, cioè insieme categorie e servizi hanno imparato a dialogare, ma soprattutto ad essere operativi, ognuno ha fatto il suo pezzo.
e mi sembrava che appunto nella relazione di Ferdinando ci fosse l'invito anche a un rilancio e a una sinergia interna che potesse appunto migliorare la nostra azione. Il metodo è un metodo che richiede una cosa essenzialmente, perché non mette al centro una categoria o un servizio, un segretario generale confederale piuttosto che un operatore, mette al centro la CISL, mette al centro l'organizzazione, perché ognuno fa un pezzetto, ma quello che emerge è l'organizzazione. Quindi non è senza costi, c'è un costo, perché bisogna eliminare le autoreferenzialità, in termini, nel senso più buono del termine, né? Ma nelle abitudini magari di gestire per la propria categoria o per il proprio servizio, bisogna avere la forza di, e fare fatica, perché poi ci vuole fatica, di fare un passo indietro, ma per permettere all'organizzazione di presidiare, non solo di presidiare il territorio. Io forse sono stata anche molto veloce, però la presentazione del libro delle badanti ha voluto descrivere, fermare il momento dell'accoglienza, un primo momento, che è stato utile anche alla rappresentanza e alla contrattazione. Se noi non conosciamo i lavoratori che rappresentiamo, difficilmente li possiamo rappresentare bene. Allora questo è servito anche a quello, non dico solo a quello. Quindi un piccolo segno, un piccolo umile sistema che può essere applicato anche alle altre cose perché è flessibile, che però all'interno ha cambiato la modalità relazionale organizzativa per quel pezzettino lì. E finisco dicendo questo, che per me è stata un'esperienza molto importante. Anche il tema della cittadinanza è un tema che sta avendo una eco esagerata, è molto più semplice di quanto non lo facciano diventare i giornali. Questo sistema oggi, al di là di chi c'era prima, di chi c'è adesso e di chi ci sarà dopo, ha cambiato la realtà, ha lasciato un segno diverso, quindi non ha solo presidiato il territorio, ma l'ha anche un po' cambiato.